e benvenuta in questo nuovo video. In questo video ti insegnerò come realizzare una nail art elegante. Ti servirà una tip con sfondo bianco. Io qui ho usato il Super Paint bianco Morgana Nails. Farai polimerizzare e poi con il Champion White, sempre di Morgana Nails, che è un color gel ad alta densità, molto pigmentato, andrò a creare riccioli e ghirigori. Questo gel non si muove completamente, quindi io realizzerò tutta la nail art senza mai mandare in lampada. Lo farò solamente all'ultimo.
Ok, adesso mandiamo in lampada, facciamo polimerizzare 60 secondi in lampada UV o 120 secondi in lampada UV e poi procediamo con la stesura del flower painting argento in tutta la nail art che abbiamo realizzato prima, quindi in tutti, all'interno di tutti i riccioli che abbiamo realizzato. Adesso, senza mandare in lampada, con il pennello imbevuto con un goccino di cleanser, andiamo a rimuovere qua e là il flower painting argento che abbiamo applicato. In questo modo andremo a lasciare maggior prodotto tra le scalanature che si sono create con i ghirigoni. Quando siamo soddisfatte possiamo mandare in lampada a polimerizzare per 30 secondi. Con il super paint nero vado ad intensificare le ombreggiature che si sono comunque già create andando appunto a rimuovere il flower argento con il cleanser, andando appunto a dare forza a queste ombreggiature. Con il pennello Silk 1, sempre di Morgana Nails, andrò a sfumare il nero all'interno delle scalanature.
Quando sarai soddisfatta potrai mandare in lampada a polimerizzare per 60 secondi. Adesso, sempre con il Super Paint nero, andrò a creare una linea di contorno. Sempre con il pennello Silk 1 andrò a sfumare il contorno che ho fatto, quindi non manderò in lampada e con il Silk 1 andrò a sfumarlo. Ok, adesso possiamo mandare in lampada per 60 secondi e poi sigilliamo. In questo caso io sto utilizzando Extra Shine di Morgana Nails, che è un sigillante senza strato di inibizione elastico. Lasciamo polimerizzare 120 secondi e abbiamo finito. Eccola nail art terminata. Spero che il video ti sia piaciuto. Metti un mi piace, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornata. Grazie e alla prossima!